Un aretino si prepara ad un evento targato Red Bull di enduro estremo. James, ci vuoi presentare, la tua prossima avventura? Sì, cercherò di completare l'Herzberg Rodeo, che è considerata una delle gare enduristiche più difficili al mondo. La preparazione è molto dura, sto cercando di allenarmi tutti i giorni, anche con il mio collega e amico, di Siena, che, farà questa gara insieme a me. Voglio ringraziare anche tutti gli sponsor e il team che mi daranno una mano per, cercare di finire l'Herzberg. Senti, la passione per le moto, sembra un fattore di famiglia, no? Hai detto anche tuo nonno materno correva con le Sì, moto. mio nonno dell'isola di Man, un'isola famosa per le moto tra il Tourist Trophy, diversi campioni di enduro, di trial, diciamo è una cosa quasi nel sangue di dover correre con le moto. Senti, per quanto riguarda la tua passione, hai detto a breve potrebbe arrivare l'offerta di lavoro dal tuo team, se non è già arrivata. Cambierai un po', insomma, i tuoi obiettivi, visto che tu hai studiato la scuola di cinema di Firenze e adesso invece sei un appassionato di motori. Sì, la passione dei motori, ce l'ho da sempre quasi, da quando diciamo me l'ha trasmessa infatti mio nonno. E niente, ora a gennaio cercheremo di lavorare insieme al team, dovremo trasferirci a Gualdo Tadino dove è basato il team. Senti, l'obiettivo in vista del 31 maggio qual è? Di riuscire a finire, l'anno scorso dei 1300 partenti sono riusciti a finire solo in 7, quindi già finire sarebbe una grande cosa. Bocca al lupo. Crepi.